Dal 2 dicembre prende il via a Bordighera la 17esima edizione del Ponente International Film Festival, rassegna cinematografica green dedicata alle creature grandi e piccole. 6 giornate di proiezione per un totale di 9 film, 14 cortometraggi e 13 ospiti. Sicuramente Bordighera saluta davvero con grande entusiasmo e con piacere questa nuova edizione del Ponente International Film Festival. Tante immagini, cinema che, come dicevamo, porta sempre in primo piano il rapporto tra uomo e natura. E temi d'attualità come questo sono davvero importanti per la nostra città, l'abbiamo visto ad esempio sulla nostra passeggiata a mare, quanto sia importante il dibattito e il confronto sulla sostenibilità ambientale. Quindi auguro che ci sia una grande partecipazione di pubblico, perché il cinema è davvero un linguaggio fondamentale per trasmettere dei messaggi importanti, non soltanto per chi ha il piacere di andare al cinema, ma per tutte le persone grandi e piccine. Ponente Film Festival 2022, edizione 17. 17 anni di lavoro per costruire una rassegna che adesso diventa anche festival, perché da quest'anno ho anche 2 concorsi cinematografici per cortometraggi, poi penseremo a uno per lungometraggi. E un lavoro grande, importante, che è nato con tutto un altro spirito, ma che poi si è rivoluzionato, che è rinato dalle proprie ceneri come l'Araba Fenice, decidendo che l'ambiente, la cura dell'ambiente, degli animali, la difesa dei meno difesi era la cosa importante. Ci sono molti maltrattamenti di animali, molti maltrattamenti della natura, molti alberi tagliati, sradicati, che creano poi disastri come Casamicciola ultimamente a Ischia. E questo non va bene. È un festival che propone quindi una tematica che riguarda l'uomo, l'ambiente e la natura, creature grandi e piccole appunto, e tutto si svolge intorno al rapporto dell'uomo e dei ragazzi con gli animali e con la natura. Avremo film come Il ragazzo e la tigre, avremo film come Zoo, un amico da salvare, che è la storia di un elefantino salvato, una storia vera di un elefantino cucciolo di elefante salvato dal giardino zoologico durante i bombardamenti a Belfast nel 1941. Avremo anche le storie di ragazzi, perché anche i ragazzi per certi versi possono essere indifesi. Con Ragazzaccio verrà anche l'attore protagonista, con Anna Frank e Il diario segreto, e con Astolfo, che è la storia di un signore di una certa età che scopre che si può ancora innamorare. Molto divertente, molto delicato, di una eleganza rara, perché Gianni Di Gregorio è un regista garbato ed elegante. Avremo molti ospiti, fra cui Alida Cappellini, grandissima scenografa italiana, moglie di uno straordinario scenografo, Giovanni Licheri. Avremo Anna Luce Licheri, questo nome forse vi ricorda qualcosa, sono i figli del magistrato Santi Licheri, che poi lavorò anche in televisione con Rita Dalla Chiesa. Anna Luce Licheri viene in qualità di giudice per il concorso Liguria in Corto, ma è anche la vicepresidente di Genova Liguria Film Commission. Avremo fra gli ospiti, ci auguriamo, Cristina Bolla, che è stata riconfermata presidente di Genova Liguria Film Commission, e poi avremo Emanuele Caruso con un documentario piemontese Arrivedere le stelle, avremo Maria Ludovica Marini e Nero Begesio con un film girato interamente a Chiavari, un giallo, Il morso del ramarro, e poi ci sarà ancora Lino Damiani che farà una bella conferenza su Vittorio Gassman, perché quest'anno è il centenario della nascita di Vittorio Gassman. Che dire ancora? Vi aspettiamo, siamo pronti, ci saranno diversi cortometraggi dei ragazzi che hanno partecipato al concorso, 3 rinfreschi, un ingresso gratuito, programma per le scuole che prevede proiezioni del mattino. Abbiamo avuto un'adesione di 760-770 ragazzi, 770, che non è male, e ci auguriamo di crescere ancora. Dobbiamo ringraziare, devo dire, l'amministrazione di Bordighera che ci sostiene e che crede in questo progetto. Speriamo che diventi veramente un Ponente Film Festival che coinvolge tutto il Ponente, e poi magari alleandoci con il Levante creare proprio una Liguria Film Festival in generale. Grazie.